European Parliament, dear colleagues, is under attack. European democracy is under attack, and our way of open, free, democratic societies are under attack. La democrazia europea sarebbe sotto attacco. A dirlo è la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Ma sotto attacco da chi? Lui è Louis Collard, giornalista d'inchiesta di Le Soir, il giornale belga che ha lanciato la storia. È iniziata come un'inchiesta dei servizi segreti belgi, che stavano indagando su possibili ingerenze nella politica europea, insieme ai servizi segreti di altri paesi. Dans la politique européenne. E ci spiega che il Qatar Gate è iniziato come una vera e propria spy story. È partito tutto da Panzeri. Sarebbe stato intercettato nella sua abitazione mentre parlava con la sua famiglia. La moglie parlava di vacanze da 100.000 euro che però quest'anno non si potevano permettere. Sono stati trovati molti soldi a casa di Panzeri. Panzeri è sicuramente il primo sospettato. Tutto ruoterebbe intorno a lui. Panzeri è un ex parlamentare europeo, ora presidente della ONG Fight Impunity. Come tutti gli eurodeputati, aveva un brillante assistente, Francesco Giorgi, più volte eletto il più bello del Parlamento europeo. Giorgi, nel frattempo, era diventato anche il compagno dell'ormai ex vicepresidente Eva Kaili. In totale, la polizia ha recuperato circa 1,5 milioni di euro. Questa è la casa della ex vicepresidente ormai Kaili, dove sono stati trovati circa 600.000 euro in contanti. Fino a prova contraria, per la Kaili vale la presunzione di innocenza. Ma l'attenzione adesso è tutta su un suo vecchio discorso che riguardava proprio il Qatar. Today the World Cup in Qatar is a proof actually of how sports diplomacy can achieve a historical transformation of a country with reforms that inspired the Arab world. I alone said that Qatar is a front runner in labor rights, abolishing kafala and reducing minimum wage. Ma che aria tira al Parlamento di Strasburgo? Quando la Kaili ha fatto quel discorso qualche tempo fa sul Qatar, quasi come modello per i lavoratori, nessuno ha detto niente. Questa storia è un casino, però è vero che c'era una parte della gente che diceva, comparato con tutti gli altri stati, questo paese vuole fare meglio nel futuro. C'era un dibattito nel gruppo, le posizioni di Kaili hanno evidentemente sbigottito tanti, ma apparivano ovviamente come delle posizioni politiche. Ma nessuno poteva mai immaginarsi che dietro ci potesse essere un giro di soldi, di corruzione, insomma lo schifo che abbiamo poi letto e visto in questi giorni. Questo emiciclo, tantissimi punti di vista che si esprimono, che non condivido e non vado a pensare per forza che questa persona è pagata da questi o questi. Lei è la capogruppo dei socialisti democratici al Parlamento europeo. Si aspetta che verranno fuori altri nomi dal suo gruppo nei prossimi giorni? La investigazione sta aperta, non sta cerrata e per lo tanto non la puedo informare perché non lo so. Ma proprio mentre risponde a noi, al piano di sopra stanno mettendo sotto sequestro gli uffici di altri assistenti. Sono stati sequestrati gli uffici di tutti coloro che hanno lavorato in passato con Panzeri. Ma cerchiamo di capire come funziona il sistema delle lobby qui in Europa. La regolazione è molto chiara. Se hai un contatto come deputato devi dichiararlo. E le regole sono che non si può toccare un regalo senza dichiararlo se il valore è più elevato che 150 euro. Chiaramente serve più trasparenza, perché la trasparenza adesso è un optional. Adesso si parla di un paese straniero come il Qatar, però in realtà ci sono anche le multinazionali occidentali, europei che fanno influencing. C'è sempre stato un gioco di influenze. Ci sono dei viaggi, sono degli incontri, delle discussioni che sono del tutto legali, non va bene. C'è un problema di porte scorrevoli, cosiddetto. Assolutamente sì.
perché quando si rappresentano interessi generali, avendo anche a disposizione informazioni sensibili, perché certo. Panzeri era stato per esempio presidente della commissione che si occupa di diritti umani, allora non è possibile, dopo aver servito l'interesse generale, subito dopo andare a rappresentare interessi di parte. Attenzione, l'attività di lobbying in sé è legale. Oggi abbiamo anche legalmente in Parlamento europeo tanti parlamentari che hanno lavoretti a destra e a manco fuori dal Parlamento. E è tutto legale, però fino a, mi pare, 300.000 euro in più annualmente. E non sono pochi, tra l'altro. No, è tantissimo. E lì si pone, per me, anche, non è una questione di corruzione, però si chiede comunque se non c'è un conflitto di interessi. Per togliere questi dubbi, se noi non apriamo le finestre di questa casa, perché adesso è una bolla chiusa, se non spacchiamo questa bolla, la gente non si fiderà mai più di quello che si fa qui.